Bentornati in studio con l'assessore Riccardo Nucciotti. Allora parliamo intanto di quello che sarà l'arrivo della tranvia a Campi Bisenzio, linea 4, intanto 100 milioni dallo Sblocca Italia, dal governo, insomma però i lavori devono partire entro agosto, quindi è una bella sfida anche per il vostro comune. Allora, una bella sfida per il nostro comune che comunque ora in questi giorni proprio sta lavorando al fine di poter spingere quello che è poi il comune di Firenze, perché poi è il comune di Firenze che dovrà riuscire a preparare tutta quella documentazione in maniera tale da far sì che poi per agosto sia cantierabile questo tratto della tranvia. Una importante opera pubblica per il nostro territorio, una promessa mantenuta da parte del governo, ma anche da parte dell'amministrazione che comunque si è impegnata in questi mesi. C'è da dire grazie al ministro, ma c'è da dire anche tante grazie al vice ministro Riccardo Nencino, che credo abbia lavorato molto bene su questa situazione. Quindi 100 milioni a distanza, credo, di 15 giorni, 13 giorni se non sbaglio, è stato firmato il decreto dal ministro Lupi, quindi contenti, soddisfatti. Diciamo che questo è il primo passo, ma è un tassello che si dovrà poi costruire per andare avanti e costruire ancora di più quello che è il nostro progetto di tranvia, che vogliamo noi che arrivi fino a Campi, e con un'aspettativa che possa arrivare anche nella zona nord di Campi Bisenzio, perché naturalmente quando abbiamo una struttura di questo genere che arriva in una zona industriale dove al suo interno c'è la GKN, c'è la Selex, ci sono i Gigli, c'è Luci Cinema, cioè può essere anche appetibile per i finanziatori privati e di conseguenza avere un'ulteriore valorizzazione rispetto a quello che è la tranvia stessa, perché quando noi abbiamo dei tempi certi per i dipendenti di queste aziende che ho appena elencato, per chi vuole andare il sabato o la domenica all'interno del cinema oppure all'interno del centro commerciale, non ha problemi di parcheggio, non ha problemi di traffico o altro, e tra le altre cose più persone utilizzano la tranvia meno inquinamento facciamo, credo che il comune di Campi in questi anni metterà tutto e più per far sì che continui quello che è il progetto della tranvia, che non si fermi a San Donnino ma che arrivi fino a Centro a Campi e oltre, perché comunque è importante anche per i comuni limitrofi. Certo, naturalmente, e per renderla appetibile anche ai eventuali finanziatori privati, mi diceva lei, qual è la prima cosa che bisogna dirgli? Che effettivamente i tempi saranno quelli anche per il lavoro? Certo, perché comunque il privato ha bisogno di certezze, ha bisogno di garanzie. Io credo che laddove ci sono delle certezze e delle garanzie, il privato le è anche propenso a spendere e a investire dei soldi, perché comunque specialmente quando si parla di cifre consistenti da investire, il privato voglia avere delle garanzie, voglia avere della sicurezza, e credo che la sicurezza, a parte i documenti, sia fondamentale dalle persone che fanno le promesse e che scrivono i documenti. Ritengo che questo governo a livello nazionale quello che ha detto lo sta portando avanti, quindi anche questa è una forza ancora di più. Ritengo che le amministrazioni che oggi sono in ballo per questa cosa qui si stiano impegnando, sia penso al Comune di Campi, il Comune di Firenze, il Comune di Sesto, insomma stanno lavorando a stretto contatto proprio per far sì che gli uffici collaborino e dialoghino. Quindi questa è una garanzia per gli imprenditori, cioè un politico serio che cerca di fare le cose serie per la comunità. Allora parliamo anche di qualche tema, cerchiamo di passarli in rassegna, strettamente legati al comune di Campi Bisenzio, perché insomma di progetti e lavori in corso diciamo ce ne sono tanti. Partiamo intanto dalla scuola Matteucci, lì già i lavori sono già iniziati, insomma, per quello che è anche la palestra. A che punto siamo? Allora, lì sono due cantieri, sono il cantiere della palestra e il cantiere della scuola. Noi l'anno scorso siamo partiti con il cantiere della scuola e abbiamo fatto la demolizione di quello che è la prima parte del controsoffitto della parte del primo piano. Anche lì vorrei sottolineare che è una scuola che è chiusa dal 2009, quindi sono già quasi 6 anni che abbiamo questo piano primo chiuso, e di conseguenza disagio per i docenti, disagio per gli alunni, disagio per i genitori. Abbiamo fatto il primo step l'anno scorso, durante il periodo estivo è stata fatta questa prima opera di demolizione. Ora andremo avanti in quest'estate con la seconda fase, che è la fase di ricostruzione del controsoffitto e di ripristino di tutto il piano primo. L'obiettivo nostro è quello di arrivare a gennaio del 2016 e riconsegnare la scuola ai bambini a Campi Bisenzio. Mentre per quanto riguarda la palestra, anche questo è un intervento richiesto da anni da parte della comunità campigiana, e credo, se va tutto come dovrebbe andare, questa primavera noi riconsegneremo questa palestra agli studenti, ma non solo agli studenti, ma anche all'associazione del territorio, perché comunque gli impianti sportivi che abbiamo nel nostro comune, la palestra era una di quelli che veniva utilizzata dall'associazione, renderla ci permetterà e permetterà anche all'associazione di Campi di poter usufruire di questo
cosa, di questo nuovo spazio. Credo che il lavoro che stiamo affrontando ora, il sindaco, la giunta, il vice sindaco, ma assessore alla scuola, anche con l'istituto comprensivo, sia un lavoro costruttivo, cioè noi stiamo cercando di intervenire con tutti gli istituti comprensivi del territorio direttamente, in maniera tale da affrontare i problemi e cercare le risposte tutti insieme, perché credo che l'obiettivo comune siano i bambini. Gli utilizzatori della scuola sono loro, certo. E quindi noi siamo lì per dare un servizio alla nostra comunità. Altro tema, insomma anche questo dovrebbe essere in prossimità di partenza, la realizzazione dell'area Cani nel giardino di Villa Rucellai. Sì, dietro Villa Rucellai, allora noi abbiamo già in testa da quando siamo entrati di fare tutta una serie di aree per cani all'interno del nostro territorio comunale. Ne abbiamo già inaugurate due dall'inizio della nostra legislatura, uno a San Donnino e uno a San Peraponti, e nella parte del centro era stata richiesta da più persone la realizzazione di quest'area. Attualmente abbiamo fatto la piantumazione di una serie di piante per limitare quello che è il perimetro dell'area, stiamo acquistando la rete, appena il tempo ce lo permetterà andremo a installare anche la rete, sposteremo il fontanello che è attualmente presente in un'area di Villa Rucellai, lo avvicineremo e metteremo il cancello, e anche lì credo è un rispetto reciproco per chi ha i cani e per chi non li ha, perché certo. Comunque bisogna rispettarsi a vicenda, io ho il cane devo rispettare chi non lo ha e quindi chi ha anche paura, e chi comunque utilizza queste aree deve mantenere l'area pulita, perché la cosa più che dà più tristezza sono i padroni dei cani che quando il suo cane non fa il bisogno non raccazza. Insomma, bisogna cercare di essere educati, perché nel buon vivere e nell'educazione reciproca si sta meglio tutti quanti. Quindi quest'area per cani, e non sarà l'ultima ma ne faremo delle altre, per dare un segnale di quello che l'amministrazione vuol fare nei confronti dei padroni dei cani, ma di tutti i cittadini, insomma. Allora, un altro tema molto sentito, e poi in realtà è sentito in tutti i comuni, ma sappiamo che è un po' un tema che si sviluppa a macchia di leopardo, è quello delle piste ciclabili. Campi Bisenzio, che punto siamo? Allora, noi abbiamo un piano delle piste ciclabili, tra le altre cose c'è anche un progetto che riguarda una pista ciclabile che va dalla Rocca Strozzi fino a Gonfienti, passando poi anche per l'argine del Bisenzio, e abbiamo tutta una serie di progettazione fatta anche dagli uffici tecnici del comune, perché fortunatamente, per quanto mi riguarda, perlomeno per i lavori pubblici, ho una struttura, uno staff molto valido, e mi fa piacere sottolinearlo, perché comunque avere all'interno delle amministrazioni dei validi tecnici, dei validi amministrativi, delle varie persone, ti permette di fare tutta una serie di situazioni che sarebbe complicato anche andarle a gestire esternamente. Come piste ciclabili abbiamo una serie di progetti che comunque stiamo cercando di lavorare per reperire dei fondi che siano da parte della Regione Toscana o da parte della Comunità Europea, perché riteniamo che per andare a fare le piste ciclabili sia importante che ci sia anche un intervento esterno, perché la riqualificazione delle aree urbane rispetto a quello che è un comune come può essere i Campi, ma come altri comuni, ci voglia per forza un contributo esterno. Perché noi abbiamo già tante difficoltà nella manutenzione delle strade, dei marciapiedi, dei parchi, dei giardini, quindi per realizzare le piste ciclabili, che comunque anche lì garantirebbero una serie di pedoni, ma anche la mobilità stessa ciclabile garantirebbe una serie di situazioni favorevoli per i cittadini, crediamo che l'impegno che ci può dare sia la Regione o la Comunità Europea sia fondamentale per andare a realizzarle. Un altro tema che è molto sentito, se ne discute molto in questi giorni, naturalmente poi su questo bisognerà approfondire anche attraverso la Regione, è quello del discorso delle tubature dell'acqua in amianto. Ne ha parlato l'assessore regionale Bramerini, ha detto non c'è rischio per la salute, però insomma queste tubature probabilmente dovranno essere sostituite. Qualche giorno fa anche un'interrogazione comune da parte vostra, insomma la situazione anche a Campi Bisenzio le ha, come le ha a Scandicci, come le ha a Sesto Fiorentino, grossa parte del territorio fiorentino. Allora, nel nostro territorio ci sono circa 7 km lineari di tubature in cemento amianto, tra le altre cose la maggior parte riguardano proprio il centro di Campi Bisenzio. Rispetto a questa cosa qua, l'autorità d'ambito a novembre fece un comunicato stampa dove comunque rispetto a quelle che sono le prerogative dell'OMS e di quelli che sono i rischi per la salute, dichiarava che comunque l'amianto, le tubature di cemento amianto non procuravano dei danni alle persone, ai cittadini. Premesso ciò, abbiamo già parlato e ci siamo già messi in contatto con Publiacqua, ma da subito, perché quando questa cosa è emersa, quando siamo andati a fare un incontro con il vice sindaco all'interno di una scuola dell'Istituto Comprensivo Sud, l'Istituto Comprensivo La Pira, dove sono emerse all'interno di questo dibattito che c'era un tubo, tipo un centinaio di metri, che portava l'acqua alla scuola e era in cemento amianto. A prescindere che ancora stiamo verificando se veramente questa tubazione poi porta l'acqua alla scuola o meno, abbiamo già chiesto a Publiacqua di intervenire. Qual è il problema grosso di questa situazione oggi? Che in Italia non c'è un parametro, quindi non essendoci un parametro di legge, tutte le analisi che oggi possono essere fatte non è una verità assoluta, perché non c'è un criterio di base. Allora, ad oggi
oggi Publiacqua sta lavorando con la ASL in maniera tale da poter definire quelli, la ASL e il Ministero della Salute, in maniera tale da definire quelli che possono essere i parametri di pericolosità. Una volta che sono stati definiti questi parametri, sto parlando di tempi brevi, perché comunque quando si parla di bambini, ma non si parla solo di bambini, ma si parla di comunità, è importante essere precisi, seri e puntuali, perché andare a fare un'analisi senza avere un criterio vuol dire buttare via fiato e non è costruttivo per nessuno. Comunque stiamo lavorando con Publiacqua in un percorso condiviso perché si possa andare a far sì di intervenire laddove ci sono già degli interventi programmati, prima su quelle che sono le tubature in cemento amianto e poi definire tutte quelle altre situazioni e tutti quegli altri interventi che Publiacqua deve fare sul nostro territorio. Quindi nessun allarmismo, però comunque ci siamo, il comune c'è, è pronto a intervenire laddove ce ne fosse necessità, però anche qui cerchiamo di non fare allarmismo, cerchiamo di essere persone serie, cerchiamo di collaborare e dialogare con i cittadini e con gli enti preposti in maniera tale che sia un percorso costruttivo. Non buttiamo parole al vento, perché si rischia solamente di fare caos, confusione, e è deleterio per tutti questo. Allora, tema sentitissimo, quello del ponte Einstein, in realtà una situazione bloccata da diversi anni. Nel 2009, se non sbaglio, fu l'anno in cui successe un camion, se non sbaglio, urtò un pilone, e quindi poi per la messa in sicurezza del ponte ci è voluto tanto tempo. Sabato la riapertura, insomma, è un traguardo importante. Un traguardo importante, una soddisfazione infinita per il sottoscritto, per il sindaco, per tutta la giunta. Mi preme sottolineare l'impegno che l'ufficio tecnico ha avuto nella realizzazione di quest'opera qua. Insomma, vorrei ringraziare in particolar modo l'ingegner Fabiano, che è stato colui che ci ha permesso di poter, in tempi brevi e spendendo molto meno rispetto a quella che era l'ipotesi iniziale, di poter andare a riaprire il ponte. Naturalmente riaprire il ponte vuol dire sì l'intervento di consolidamento, ma vuol dire anche l'intervento per il rifacimento del manto, la segnaletica e tutte quelle che sono le opere connesse per far sì che una viabilità sia aperta e sia correttamente aperta. Di conseguenza anche lì l'ufficio tecnico ha fatto un grosso lavoro, sia la parte amministrativa che la parte tecnica, ed è una soddisfazione. Cioè, io ritengo che nel nostro comune, in tutti i settori, non solo nel mio, ci siano delle professionalità da valorizzare. Ritengo che valorizzare il personale dipendente possa fare gratificare il personale dipendente, ma possa dare dei frutti e dei risultati fantastici. Noi stiamo lavorando in questa direzione, stiamo lavorando perché il nostro personale dipendente sia motivato e sia gratificato rispetto a quello che è il lavoro che sta facendo. Ponte Einstein chiuso dal 2009, tanta soddisfazione anche da parte di tutte quelle che sono le aziende intorno a Ponte Einstein, tante e grandi, pensiamo alla Selex, pensiamo alla CKN, pensiamo ai Gigli stessi. Tra le altre cose, la riapertura del ponte, noi stiamo lavorando perché una volta che si è riaperto il ponte abbiamo già preso contatti con CAP e ATAF in maniera tale da poter... Questa è anche la riasfaltatura? Sì, questo è il pezzo della riasfaltatura che è stato fatto, ora stanno rifacendo la segnaletica proprio in queste ore, e dicevo noi interventi con ATAF e con CAP, perché comunque quella che è il trasporto pubblico locale, una volta che abbiamo riaperto questo ponte, permetterà ai dipendenti delle aziende e poi anche agli usufruitori del cinema o dei Gigli stessi di poter utilizzare un mezzo pubblico. Una grande risposta, perché dal 2009 siamo al 2015, sono passati quasi 6 anni, tutti ne sentivano il bisogno di questa riapertura, quindi una grande 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 soddisfazione. Insomma, sabato mattina alle 10. Sabato mattina alle 10 vi aspettiamo, più che un taglio del nastro, diciamo, a una riapertura. Abbiamo chiamato anche le aziende lì della zona, perché comunque è sentita questa riapertura, è sentita, e dopo tanti anni io penso sia un altro di quelli che sono gli obiettivi che ci eravamo preposti e stiamo portando avanti. Perfetto, chiudiamo, visto c'è ancora una trentina di secondi, solo per il discorso dei lavori a Villa Rucellai. Insomma, sono naturalmente meno importanti degli altri di cui abbiamo parlato, però sono importanti, importanti comunque, perché sono una bella vista, è una villa importante, insomma, sede anche del comune. Sede del comune, sede della segreteria del sindaco. In poche parole abbiamo rimesso a norma rispetto a quelle che sono le barriere architettoniche e l'accesso per i disabili, ma non solo disabili, carrozzine o altro, perché comunque al piano terra del palazzo comunale noi abbiamo anche l'associazione Mamme Amiche, quindi bambini che frequentano. E comunque è stato recuperato quello spazio antistante l'accesso di Villa Rucellai in maniera in accordo alla sovrintendenza, perché naturalmente il bene è monumentale, e quindi anche questo è un altro intervento, seppur piccolo, grande nell'impegno di quelli che sono poi i nostri interessi.
Beh certo, e poi naturalmente, come dire, è una bella villa e quindi deve essere anche valorizzata, anche Certo. quella è la sua parte esterna, che è quella poi che si vede in primis arrivando allo stabile. Allora, grazie all'assessore Riccardo Nucciotti per essere stato con noi, Grazie a voi. abbiamo cercato di fare luce insomma, su alcuni temi di Campi Bisenzio strettamente riguardanti quelli che sono i lavori pubblici. L'appuntamento con Malacoda per oggi termina qui, torna naturalmente domani con Ilaria Ontanetti. Buonasera.